Cecilia, vuoi presentare tu la tua prima scelta? La mia prima scelta, questa qui, direi, sì, di Renato, sì, Zero. Beh, io adoro tantissimo Renato Zero e soprattutto questo disco e diciamo che è tutto sul futuro, mi piace moltissimo. Benvenuta Cecilia Sala, grazie per averci portato sia quello che sentiremo nella prossima mezz'ora, sia il Renato Zero, che ovviamente è sempre un po' bollato come un'altra cosa, uno completamente pop, ma qui dentro, in questo brano, non lo è sempre stato. No, infatti. Però c'è tantissimo, tante influenze di cose che adesso vanno tantissimo, fanno molto chic anche adesso. Nell'84 magari erano un po' gettate lì all'angoletto. Esattamente. Allora, Cecilia, noi abbiamo, diciamo, provato a fare una brevissima presentazione tua quando abbiamo raccontato il sommario della puntata, però mi piacerebbe che tu ci raccontassi un pochino il tuo percorso, cioè come sei arrivata a fare adesso il lavoro che fai, e poi magari dopo con gli altri interventi entriamo un po' più nello specifico di alcune situazioni del mondo di cui ti sei occupato, che hai seguito e che, insomma, magari sarebbe meglio portare un po' più alla conoscenza di un pubblico più grande. In sostanza, che lavoro fai? Sì. No, era il percorso. Che lavoro fa? Il percorso. Faccio la giornalista. Okay. Ho iniziato presto, nel senso che ho iniziato a 19 anni a lavorare per Vice, che era una media company americana che sbarca in Europa e in Italia, a Milano. E in quel periodo cercavano dei reporter, perché oltre alla rivista, diciamo, online e all'epoca anche al cartaceo, c'era bisogno di fare dei reportage video, che poi finirono sulla prima serata di Sky TG24 il mercoledì, e ho iniziato lì. Ho fatto i voice jobs, i colloqui, i provini, tutto il percorso classico, diciamo, di selezione, molto americano, perché loro sono molto americani, e mi hanno presa, inizio a fare questo lavoro. Poi mi chiama Michele Santoro, che mi aveva vista su Vice, torno a Roma a lavorare per lui alcuni anni, e contemporaneamente inizio a scrivere, cosa che, insomma, facevo anche durante Vice, e mi concentro sugli esteri perché mi piacciono molto, perché mi piace viaggiare, perché sono trattati spesso poco e male, e perché ti permettono di essere un po', cioè, rispetto alla politica interna, che è super strumentalizzata, permette di raccontare delle cose che le persone ancora non sanno, diciamo, di non essere troppo ripetitivi, al contrario degli interni. Esatto, all'interno della palinsesto di Radio Elettrica c'è una trasmissione che si chiama Giramondo, che va, tenta perlomeno, e salutiamo Marta che ci ascolta sicuramente da casa, che... ci sta sicuramente ascoltando, ci ha scritto prima. Il suo intento è raccontare, o meglio fare il saltino da dentro a fuori, dall'interno degli interni, cioè proprio da qui, raccontare un po' le dinamiche che arrivano in Italia, non soltanto migrazione, ma anche situazioni che tentano di fare da collante tra una situazione sociale influenzata da un mondo che ovviamente ben presente e influenza le nostre città e la nostra città. Tu invece racconti, proprio spostandoti, la cosa che mi interessava molto è appunto andare a scardinare, o perlomeno a raccontare, proprio bypassando la propaganda, la strumentalizzazione, le liti proprio condominiali / ombelicali che pervadono tutti i nostri giornali radio, giornali TG. Siamo completamente assuefatti da cose che magari sono molto presenti, ma non proprio rilevanti sul pianeta Terra. Esatto. Tu invece vai proprio, prendi un aereo e vai in un posto. Sì, cerco di andare nei posti dove mi sembra che stia accadendo qualcosa di rilevante, o comunque di più rilevante del dibattito sulla prescrizione. Come che funziona? Tra l'altro ne parlano tantissimo, ma ancora nessuno ha capito bene come funziona, quindi non lo faremo adesso, perché per carità di Dio. No, però, insomma, questo è un modo in cui, cioè, è indice del modo in cui spesso si parla delle cose, cioè se ne parla molto ma se ne parla male, per cui le persone, anche le persone che vorrebbero diciamo capirne qualcosa, devono per forza aumentare le fonti, perché sennò... Ma poi si danno per scontato un sacco di cose, cioè si va subito sulla polemica, sul dettaglio, sì, sull'opinione, cioè, e ti manca la ciccia, no? Proprio... Dici, ok, parlatemi prima un po' della prescrizione, poi capiamo perché, esatto, Renzi vuole votare il DL Costa invece che quello del PD e dei 5 Stelle, però
ecco, sì, sugli esteri puoi partire da zero, anche perché sono luoghi nuovi e misteriosi spesso per chi legge, quindi ci sono anche molti meno pregiudizi in chi legge sugli esteri, certo, rispetto che sulla politica interna, dove più o meno tutti hanno un'opinione. È molto bello questo, è molto eccitante. Come funziona? E partiamo con la prima scelta che puoi scegliere tu nel quintetto che mi hai proposto. Come funziona proprio la partenza? Cioè tu decidi di andare in Iran. Tu proponi un servizio, proponi, immagino, no? Il biglietto lo fai tu o lo fa la testata? Allora, il biglietto lo faccio io, ho ovviamente una paga diversa se scrivo di esteri da Roma, mm-hmm, cosa che comunque ovviamente mi capita di fare, certo, perché non posso partire ogni tre giorni, o se invece faccio una trasferta, quindi ho un forfettario che però tiene conto del fatto che ovviamente andando in trasferta hai delle spese diverse. La cosa interessante è che i luoghi di crisi, diciamo dal Venezuela all'Iran in cui sono stata, spesso sono luoghi, a parte sotto sanzioni, che costano molto poco, che hanno un'inflazione molto alta, e quindi dove non va nessuno perché è il momento della crisi, è il momento delle proteste, è il momento del caos, e quindi anche i volieri costano poco. Questa cosa, diciamo, se seguissi le primarie americane sarebbe tutto molto diverso. Esatto. Seguendo queste parti del mondo e queste situazioni, anche economicamente è più fattibile. Beh, Francesco Costa ci ha fatto un crowdfunding per poter seguire le certo, primarie americane, per avere più, più bravissimo soldi. Bravissimo Francesco Costa, sì. Andiamo avanti con la musica. Ad sì, est o a ovest? A ovest. Ok, quindi ovest. Oppure no, ad est, che sono più fresca dell'est. Ok, cosa mettiamo? Oscuro futuro l'abbiamo tolto. Ci sono Tame Impala, Strokes, XXXTentacion e Sorrowland. Oppure studiato come si, come si pronuncia, questo SXRRX. Sì, le X sono delle O. Esatto. Aiuto, sono in crisi. Tame Impala. Ok, chiediamo scusa ai Tame e anche gli Impala perché abbiamo dovuto segare a metà la loro canzone. Ma la teniamo brutalmente, brutalissima. Sì, la teniamo sotto sotto. È uscito da pochissimo questo The Slow Rush. Vi consigliamo di ascoltarlo. Sono 12 tracce, anche piuttosto corpose, quindi prendetevi anche il tempo giusto per ascoltarlo. Tra l'altro, ti abbiamo chiesto la scelta musicale. I Tame Impala e Tutti i Fenomeni sono due punti di contatto che hai con un altro ospite che avremo però telefonicamente. Incredibile. Quindi è una puntata tutta da ascoltare. Conoscerla. Simone Tribuzio. Poi ti passiamo il podcast e poi vediamo. Stiamo parlando con Cecilia Sala, ci sta un po' raccontando il suo lavoro di giornalista specializzata in esteri, e adesso entriamo un po' più nello specifico di un paio di scenari che negli ultimi tempi hai avuto modo di verificare proprio con le tue mani e di raccontare, e che magari da noi arrivano in maniera saltuaria e a volte con poca precisione. Partiamo dal primo, che è il più fresco. Sei tornata recentemente dall'Iran, giusto? Sì, sono tornata venerdì, sono stata 8 giorni e sono andata lì ovviamente perché quello che è successo all'inizio, cioè il 3 gennaio del 2020, è stato uno shock, diciamo, non solo per quel paese, ma in generale per il mondo, e diciamo, è stato coperto dalla stampa mondiale. Racconta, cioè, bene, perché appunto, esatto, magari è stato coperto da Sanremo, da Lustrini. Non hanno parlato dell'assassinio di Soleimani durante Sanremo. No, però tanto io ero in male. Iran, quindi, però l'ho visto da Qom, la città più religiosa dell'Iran. Ho visto una puntata di Sanremo con Achille Lauro, ma questo è un altro discorso. Circuito incredibile. Allora, quello che è successo il 3 gennaio del 2020 è che gli Stati Uniti d'America considerano l'Iran un loro acerrimo nemico. Mm-hmm. È l'attuale nemico, diciamo, medio orientale degli Stati Uniti, quello che più attaccano e contestano. Quello che è successo è una cosa, diciamo, abbastanza senza precedenti, cioè il generale Qassem Soleimani, che è una figura, uno dei tre uomini più potenti dell'Iran, più influenti, e oltre ad essere uno stratega militare è proprio una figura, diciamo, pop, cioè è un eroe nazionale, è una personalità conosciuta da tutti e molto amata. C'è un corrispettivo occidentale o italiano? Beh, diciamo che in Occidente l'esercito, soprattutto in Europa, conta molto meno di quanto conti in questi paesi dove si fa la guerra, quindi i nostri generali, cioè il generale Graziano, per dire che mi importate il generale italiano, non è che proprio i ragazzini delle città italiane abbiano
vendono i suoi poster in cameretta, ecco. Invece a me viene in mente, dirò una cosa brutale, mi viene in mente Che Guevara, però insomma non infatti loro lo paragonano in Iran, è paragonato a Che Guevara, ecco. Esatto. Quindi quello che è successo è che Trump dà l'ordine di assassinarlo con un drone, quindi diciamo uno strumento tecnologico non governato direttamente, cioè senza un pilota sopra ma governato a distanza, sgancia un missile che colpisce lui e le persone con cui stava viaggiando in macchina per arrivare all'aeroporto di Baghdad. Soleimani è una figura, è un ufficiale ed è una figura diciamo istituzionale per l'Iran, era in Iraq, che è un paese confinante con l'Iran, con un invito ufficiale, eccetera, e quindi questo tipo di assassinio, che di solito è riservato ai conclamati terroristi, mm-hmm. cioè a quelli proprio che li becchi mentre si stanno indossando il giubbetto per esplosivo e vengono presi dal missile occidentale per evitare che facciano un attentato in un supermercato, ovunque, non era mai stato riservato a una figura così importante e riconosciuta ufficialmente di un paese, per quanto un paese nemico. Okay. Quindi questa cosa ha lasciato tutti insomma diciamo sbigottiti. Si è parlato dell'inizio della terza guerra mondiale, ovviamente non inizierà la terza guerra mondiale per fortuna, ecco. Però è stata una cosa enorme. Quindi io vado in Iran per capire cosa succede lì dopo l'uccisione di Soleimani. E cosa succede? Cosa succede? Sono successe varie cose, cioè gli iraniani per replicare hanno bombardato delle basi americane in Iraq. Mm-hmm. La situazione qual è? È che l'Iraq è un paese che è formalmente alleato degli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti, come forse qualcuno ricorda tra chi ci ascolta, sono andati, hanno invaso l'Iraq nel 2003 con Bush. Hanno tirato giù Saddam Hussein, che era un loro amico in anni passati, cioè aveva un buon rapporto con gli Stati Uniti d'America. Viene tirato giù, l'Iraq è un paese a maggioranza sciita come l'Iran, gli iraniani hanno sempre avuto dei rapporti storici, cade il leader amico degli americani e iniziano a estendere la loro influenza in Iraq. Mm-hmm. Così come lo hanno fatto in Libano, in Siria, in Yemen, nella striscia di Gaza, e quindi diciamo che agli americani dà molto fastidio che l'Iran stia diventando il paese più influente della regione. Okay. Perché l'Iran è nemico, diciamo i grandi, i big in Medio Oriente sono l'Iran e l'Arabia Saudita, sì. Si odiano, l'Arabia Saudita è amica degli americani, è nemica dell'Iran e gli iraniani sono nemici degli americani. Ovviamente c'è un motivo per cui Trump ha fatto quello che ha fatto, cioè non è che si è svegliato una mattina e ha bombardato Soleimani. Ha buttato un dito sul planisfero. Esatto. Ah, oggi. Oddio, nonostante diciamo che come personaggio forse avrebbe anche potuto agire in questo modo. È abbastanza imprevedibile, nonostante questo quello che era successo è che erano stati uccisi dei contractor americani. Per replicare gli americani avevano bombardato la sede di una milizia che consideravano responsabile delle uccisioni di questi contractor, quindi miliziani, diciamo soldati non dell'esercito ufficiale pagati dagli americani. A loro volta i miliziani, gli iracheni, aggrediscono l'ambasciata americana a Baghdad, che è l'ambasciata americana più grande del mondo ed è un luogo importantissimo. Gli americani si arrabbiano e fanno quello che abbiamo detto. Quello che ho trovato in Iran è un po' paradossale, perché effettivamente è un'azione eterodiretta. Lui, la stanza dei bottoni, sa tantissimo di fantascienza questa cosa, però è una fantascienza, sì, che è legata magari a un immaginario di un film di Stanley Kubrick, quindi siamo indietro nel tempo, ma è proprio adesso. I droni fanno tanto paura, ma perché sono una cosa imprevedibile, portano i pacchi di Amazon, non li portano, ma... Certo, c'è una grande discussione su se siano moralmente o moralmente inaccettabili i droni, perché ovviamente un conto è quando gli eserciti si confrontano sul terreno e quindi tu uccidi ma accetti anche di essere ucciso. Accetti il rischio e c'è un qualche equilibrio. Certo. Il drone ti permette di fare delle cose senza diciamo pagarne delle conseguenze dirette, sì, e delle cose anche orribili, perché ovviamente possono... Chiaro. E la situazione adesso anche proprio delle persone, certo, che questo secondo me è la cosa che da noi non arriva per vari motivi, per la distanza, non arriva per i filtri che ci sono. Che cosa pensano davvero gli iraniani in questo momento? Allora, gli iraniani non hanno
capito la mossa di Trump, sono si sentono assediati e non capiscono perché, cioè nel senso che l'Iran non ha non capiscono quale sia stata la causa di questo gesto. L'Iran è comunque un paese diviso, nel senso che a novembre, quindi pochi mesi fa, ci sono state delle proteste incredibili degli oppositori al governo iraniano. L'Iran è una repubblica islamica, dove ci sono le elezioni, quindi non è una dittatura in senso stretto, diciamo, però ovviamente siamo lì. Quello che è successo è che ci sono state le grandissime proteste, quindi in Iran ci sono, soprattutto fuori dalla capitale Teheran, soprattutto nelle campagne, nelle province, c'è grande fedeltà al regime. Nelle città ci sono un sacco anche di oppositori che si sono scesi in piazza a novembre e sono stati massacrati dalle forze dell'ordine, sono morti a centinaia. Questo non toglie, io ho parlato ovviamente in Iran sia con persone che a cui piace, diciamo, l'assetto istituzionale iraniano, il governo iraniano, la guida suprema Ali Khamenei, come essendo una repubblica islamica ovviamente la guida religiosa è molto più importante di quanto certo non sia altrove, sia invece con ad esempio Majud, che è una persona che mi ha ospitato a Teheran Nord i giorni che ho passato lì, che è invece un anarchico, un libertino, uno che si coltiva il suo vino e si fa la sua birra anche se l'alcol è vietato in Iran, che detesta il regime, ne parla malissimo, però anche lui ti dice, cioè, odio il governo iraniano non meno di quanto odio il governo americano, certo. Quello okay. che è successo è pazzesco, ecco. Nonostante lui non avesse alcuna stima per Soleimani quando Soleimani era in vita, quindi la cosa che è successa è che Soleimani è molto più popolare oggi che è morto di quanto certo. non fosse prima del 6 sì, gennaio, diciamo che dell'attacco col drone. Ha un po' unito, non è che ha unito, però insomma è un tipo di azione talmente assurda, scioccante, che va poi al di là del credo politico, no? Mi sembra di capire. E poi è chiaro che l'Iran in realtà ha una, io non sono una, però insomma so, ha una storia enorme, meravigliosa, culturalmente complessissima e ricchissima, quindi immagino anche che dal momento in cui si instaura un tipo di regime in qualche modo più chiuso su alcune cose, chi magari ricorda o è abituato veramente al il sapore di un tipo di realtà molto più creativa, ricca, interessante, chiaramente si trova spaesato rispetto a questo, no? Immagino. Assolutamente sì, infatti poi la cosa interessante è che nel 1979, quando c'è stata la rivoluzione, prima del 1979, gli americani e gli iraniani, che era un impero, diciamo una monarchia dello Shah, erano amici. Nel 79 fanno la rivoluzione i religiosi, ma anche i marxisti, i giovani libertari, eccetera. Poi, come potete immaginare, diciamo che una volta preso il potere i religiosi avranno la meglio sugli altri, però diciamo che appunto c'è una storia complessa dietro anche la situazione attuale. Non, come dicevi tu, è un paese che ha una grandissima cultura, una grandissima storia. Quello è il periodo del 79 in cui si rompono definitivamente i rapporti con gli americani, che non si riprenderanno mai davvero, perché quando gli antiimperialisti e antiamericani attaccano i palazzi del potere, fanno fuori lo Shah, prendono il potere, nel fare tutto questo prendono anche in ostaggio 52 americani dentro l'ambasciata di Teheran, che oggi è deserta, gli americani non hanno un'ambasciata in Iran, li prendono in ostaggio per 444 giorni, cioè questi sono stati in ostaggio per più di un anno e mezzo. E infatti Trump, quando ha ucciso Soleimani e poi l'Iran ha replicato adesso bombardiamo le vostre basi, Trump ha detto e noi bombarderemo 52 siti culturali vostri, iraniani. Bombardare siti culturali è veramente un'atrocità, comunque, sì, come idea. Certo. Ma perché 52? 52 è il numero degli americani presi in ostaggio nel 79. Cioè, quella ferita del 79 è quella che ha rotto i rapporti definitivamente fino ad oggi. Allora, io direi andiamo avanti con le scelte, così poi magari ci spostiamo, cambiamo scenario. Il discorso iniziale, o meglio, il ricordo di David Foster Wallace, si interseca in questo discorso. State sentendo che ci sono degli avanti e indietro nella linea temporale da fare per avere tutte le tessere di questo puzzle. Certo. La realtà non è facile. Stigmatizzarla in uno slogan o, come nel nostro caso, in mezz'ora è veramente impossibile. Sì, no, certo. Se posso raccontarvi solo un'altra persona. Sì,
personaggio pazzesco che ho incontrato in Iran, perché secondo me si allaccia proprio a quello che dicevi tu, cioè la complessità incredibile. Io ho conosciuto questa ragazza che ha vissuto in Europa fino ai 20 anni, adesso ne ha quasi 30, è tornata a vivere in Iran, vive a Qom, che è la città più tosta, nel senso che è la capitale religiosa e spirituale, quindi anche quella dove ci sono le regole più rigide, diciamo, da quel punto di vista. Dove hai visto Achille Lauro? Dove ho visto con lei la con sera, lei. Grande fan di Achille Lauro, questa ragazza che si chiama Remisa. Lei è una bellissima ragazza che ha vissuto in Europa, che è cresciuta l'infanzia e l'adolescenza, l'ha passata in Europa, ha i capelli fucsia, i piercing, i tatuaggi, crede moltissimo nel modello sciita iraniano, è tornata a vivere lì, ovviamente che ha i capelli fucsia, i piercing, i tatuaggi, non lo sa nessuno perché lei gira completamente velata, è una ragazza coltissima, porta il velo, anche è una campionessa di kung fu iraniana, combattente, però c'è c'è un pensiero, diciamo, dietro anche a chi non è tra i manifestanti, cioè c'è molta cultura e c'è molto ragionamento anche chi è fedele a quel modello e riconosce i valori della rivoluzione. E ho conosciuto delle persone, diciamo, tutt'altro che chiuse, tutt'altro che anche bigotte, da quel lato della insomma politico e religioso. Ecco, la dimostrazione che la comunicazione spesso compressa che ci arriva a noi, che stigmatizza tutti come dei pecorari, sono degli allevatori, non è proprio vero. No, direi di no. Prendiamo l'aereo e andiamo dall'altra parte del planisfero. Non so se le rotte facciano il giro verso il Giappone o verso l'Africa, ma comunque andiamo dalle parti dell'America del Sud con, pure questo ha un nome complicato ma è più facile, XXXTentacion, 2 minuti netti di Revenge. Pure il titolo potrebbe starci. Revenge, XXXTentacion, dall'album 17 del 2017. Se avete sentito e state seguendo questa intervista dalla diretta Facebook di Letture Metropolitane, che è adesso in diretta su Letture Metropolitane, non avete sentito questo brano, ma avete sentito un contenuto extra. Esatto, state ascoltando Letture Metropolitane su Radio Elettrica, siamo in compagnia di Cecilia Sala, giornalista, che ci sta raccontando la sua esperienza di giornalista corrispondente all'estero, abbiamo parlato dello scenario iraniano, adesso ci spostiamo da un'altra parte, in Sud America. E dove sei stata? Dove? Esatto, dove? Sono stata più di recente in Cile, dove ci sono state le proteste gigantesche, insomma, che sono arrivate anche in Europa, sulla stampa occidentale. Ho visto anche un video dove schivavi delle pallottole. Quello in Venezuela. Prima ero stata in Venezuela, dove c'è stata una crisi anche lì mostruosa l'anno scorso, l'inverno scorso, più o meno, insomma, fine gennaio, più o meno il periodo in cui siamo adesso, è un anno esatto. E anche lì, come l'uccisione di Soleimani, è stata una notizia che ha coperto addirittura, cosa che succede mai, il Corriere della Sera ha titolato in prima pagina sul Venezuela, su una notizia di esteri, quindi per un periodo comunque breve, perché poi il bello è che noi seguiamo queste situazioni sempre come stesse scoppiando la terza guerra mondiale, poi non palla succede di fuoco per una settimana, dopodiché addio. E poi dice, vabbè, ma come è andata a finire? Almeno dimmi come è andata a finire, cioè miei... Raccontaci, Cecilia, ecco, perché vi racconto come è andata a finire. Allora, se è andata a finire, soprattutto perché non è andata a finire, o meglio è andata a finire, di fatto è comunque andata a finire come i governi occidentali non si aspettavano. Cioè, cosa succede? Il Venezuela è un paese chavista e socialista, la rivoluzione di Hugo Chavez adesso la porta avanti Nicolas Maduro, che è il presidente del Venezuela. Il partito socialista venezuelano è il PSUV, che è potentissimo in Venezuela, è tutto pubblico, quindi diciamo la politica amministra tutta l'economia. E un giovane ragazzo che assomiglia un po' a Obama, è stato soprannominato l'Obama, diciamo, latinoamericano, che hai intervistato. Esatto, che ho intervistato, che si chiama Juan Guaidó, dell'opposizione, diciamo, di più o meno centrodestra, cioè tolti i socialisti, tutti gli altri si compattano dietro questa figura di questo giovane ragazzo in gamba, con molta grinta, che sull'onda di manifestazioni di piazza contro Maduro si autoproclama, cioè giura, come presidente della Repubblica, mentre in carica è Maduro, il presidente della Repubblica Maduro. Questa cosa ovviamente
cioè, prospetta la guerra civile, perché tu hai due presidenti di schieramenti opposti, mm-hmm, che non si riconoscono l'un l'altro, e quindi il caos potenzialmente. Infatti un po' di caos c'è stato, decisamente, non la guerra civile con tutti, diciamo, i cittadini armati col fucile. Quello che succede è che Trump, sempre lui, poche ore dopo questo giuramento di Guaidó, lo riconosce, quindi dice: per noi Maduro non è legittimo, quello legittimo è questo ragazzo che ha giurato in piazza adesso. Di conseguenza, ma con più, diciamo, ragionando di più, prendendosi più tempo, anche i governi europei, tranne quello italiano, perché mm-hmm, i 5 Stelle non volevano riconoscere quello che secondo loro potrebbe essere un colpo di Stato, comunque non si sono espressi, ma non hanno riconosciuto Guaidó. Quello che è successo è che a distanza di un anno il potere ce l'ha ancora Maduro, cioè questa mossa con cui si pensava di rovesciare un governo che gestisce una situazione drammatica. In Venezuela c'è una crisi economica spaventosa, le persone scappano, c'è un'emigrazione, sono 30 milioni gli abitanti e 4 milioni sono scappati, quindi una percentuale mostruosa. Mancano i farmaci, cioè mancano farmaci come... Ad esempio, ho raccontato le storie drammatiche, nel senso che sono stata negli ospedali di San Felipe di Valencia, dove i malati di cancro si lanciavano dal quarto piano perché non c'erano farmaci per curare il tumore e cose simili. In quell'occasione ci hanno sparato, nel senso che dopo la manifestazione pacifica di opposizione a Maduro c'era una sorta di manifestazione di black bloc locali che si chiamano Garimberos, che lanciano le molotov dentro i carri armati, fanno, insomma, delle armi artigianali con cui affrontano l'esercito di Maduro, che passa a tutta velocità con le motociclette e spara sostanzialmente. Così. Tipo i mafiosi, praticamente, questo modo un po' così. Esatto, e quindi diciamo che anche in Venezuela sono successe queste cose, erano morte 30 persone in piazza. Ci si aspettava da Guaidó che facesse la rivoluzione. Guaidó non ha fatto la rivoluzione, però nessuno ce l'ha raccontato, nel senso che appunto dopo il casino non si è continuato a parlarne. Questo perché? Perché è vero, cioè Maduro è un uomo particolarmente violento nel arrestare gli oppositori politici, reprimere le manifestazioni, eccetera. Non saper minimamente gestire una crisi economica che devasta la popolazione locale, però il chavismo gode ancora di grande riconoscenza, diciamo, perché il Venezuela Caracas è se le gioca tutti gli anni come città più pericolosa o seconda città più pericolosa del mondo. Mm-hmm. Solo a Caracas ci sono, solo nella capitale, quindi ci sono gli stessi morti all'anno che ci sono in Siria, dove c'è la guerra. Quindi una situazione gravissima, in cui la droga era il welfare pubblico, cioè prima di Chavez, certo, tutti i ragazzini spacciavano, le mamme facevano 11 figli per mandarli tutti a lavorare per le gang, perché era l'unico modo di campare. Chavez arriva e fa le case popolari per tutti, la busta della spesa gratuita una volta alla settimana per tutti, eccetera, eccetera, le scuole pubbliche, le università pubbliche, gli ospedali pubblici per tutti. Quindi i poveri, anche se sanno che Maduro fa delle cose orribili, comunque ancora stanno con quel modello lì e hanno paura che le cose cambino. Mm-hmm. I ricchi in gran parte se ne vanno dal paese, anche perché il socialismo espropria gli imprenditori e li rapisce chiedendo riscatti milionari, quindi insomma non è una situazione facilissima per il ceto produttivo venezuelano. Questo fa i dipendenti pubblici, ma solo l'esercito ha centinaia di migliaia di dipendenti, quindi chi è dipendente pubblico oppure vive grazie al welfare pubblico ancora sta con il chavismo, anche se purtroppo oggi è impersonificato da Maduro, e questo ha fatto sì che diciamo il progetto di cambiare le regole, rivoluzionare il paese, naufragasse. Beh, che situazione, ragazzi. Ok, ora però ho un po' più chiare delle cose, perché in effetti non era chiarissimo, diciamo, il tutto, la situazione. Se e io direi mettiamo un altro brano. Poi ti faccio una domanda sull'Italia in tutto questo, sugli italiani in tutto questo. Ok. E allargo a tutti gli ascoltatori al 351-52-41-101. Avete sentito la complessità di tutta la trasmissione, ma come oggi più che mai potete tranquillamente intervenire, scrivere, fare domande dirette a tutti i nostri ospiti, sono quattro, e quindi
intervenite ovviamente senza con temi problemi. Completamente diversi l'uno dall'altro, proprio perché la realtà è complessa. Esatto. E come è complesso il nome di questo gruppo che mi sono appunto andato a studiare. Però i Sorrowland sono un progetto che mi incuriosisce particolarmente. L'ho veramente schivato, quasi come se fosse un nome complicato, quindi tipo Rand. Ma con la famiglia tradizionale, primo brano del loro EP Osso, entriamo anche in questo progetto strano, tutto italiano, assolutamente italiano, che fa più o meno così. Abbiamo segato i temi in pala, i Sorrowland purtroppo dovranno avere la stessa sorte. Tra l'altro Sorrowland forse li hai incontrati o incrociati nel tuo progetto documentaristico Volare sulla musica trap? Ah, no, non li ho incrociati, anche se mi sono fatta dare dei consigli da loro perché li stimo molto. Anche sono molto loro svegli. Probabilmente sono appena offesi che gli ho dato della trap, perché loro si sì, pongono no, come alternativa. Esatto, sì sì. Ma sono d'accordo, sono più... Ok. Diciamo complessi, no, per questo progetto Volare, questo progetto strano che non c'entra niente con le cose di cui abbiamo parlato sì. fino ad adesso, c'è cioè un documentario sulla trappa che ha prodotto il mio ex capo, cioè Santoro, che è andato al Festival di Roma e poi su Rai 2, che cercava diciamo di raccontare la trappa comunque in qualche modo agli adulti, perché quando vai sulla Rai non ti guardano, quindi c'è certo. né molto no, probabilmente, assolutamente no, con un tono un pochettino più delicato uh-huh. e forse anche profondo, spero, non lo so, ovviamente non lo devo dire io, però la trap diciamo va molto in televisione, in realtà la trap la conoscono gli adulti, ma la conoscono sempre in un modo esclusivamente diciamo un po' grottesco, molto ridicolo, cioè ci va Tony F da Costantino De Gardesca in TV a fare lo scemo a quanto su British, esatto, per poter far dire a tutti i genitori di quegli adolescenti ammazza che cretino mio figlio eccetera. Invece diciamo ovviamente cioè noi ci siamo imbattuti in questi quattro personaggi, poi due un po' più famosi, cioè Side Baby, Arturo Bruni, della ex Darkpolo Gang, ora solista, e Ketama 126, che è il mio preferito, che non c'entra con Franco 126. Sì, è della sono crew. La stessa crew. Ah, ok. No, perché se no dicevano tutti il 126 è inspiegabile. È la crew, okay. è la crew 126. Io sono una di quelle vecchie che guarda. Ascoltava la musica con le cuffie, una lui, una l'altro al liceo. Sì, sì, sono molto amici. E in realtà noi abbiamo raccontato due famosi e quattro aspiranti, perché la cosa che ci interessava era più capire che cavolo vogliono i ragazzini, mm-hmm. che ambizioni sì. hanno, che aspirazioni hanno, cosa li fa soffrire. E infatti, invece di trovarci in delle storie divertenti, ridicole, eccessive, ci siamo trovati comunque in quattro storie drammatiche, cioè che secondo me il tema è più della trappa è l'ansia, cioè che sì. probabilmente la malattia generazionale degli adolescenti di oggi, per quello che ho capito. Ho fatto un rapido check, è su Rai Play. Volare è anche una serie su Domenico Modugno, non è quella. Non è quella. Ve ne accorgete penso subito. Sì, sì. Allora, un'ultima domanda a Cecilia Sala che riguarda invece il discorso che affrontavamo prima sulla sua esperienza di giornalista all'estero. Tornando in Italia, esatto. Io ho chiesto, voglio chiedere adesso in modo che tutti possiate ascoltare, qual è il modo in cui vengono recepiti e con il quale anche vengono affrontati i giornalisti italiani, gli italiani in generale, in situazioni come quelle che ha affrontato Cecilia. Allora, questo è veramente un grandissimo diciamo plus nel fare gli esteri, essere italiano, cioè io sono molto avvantaggiata dal fatto di essere italiana quando sono all'estero, perché per motivi diversissimi, alcuni superficiali, altri invece molto profondi, siamo comunque un popolo estremamente amato dal Medio Oriente fino all'America Latina, che sono dei posti veramente agli antipodi, cioè culturalmente non c'entrano niente, sono le cose più lontane possibili. Tutti hanno dei motivi per amarci, che siano appunto molto profondi o che siano il cibo, Sofia Loren, il calcio ovviamente. Infatti in Iran ho scoperto che c'è stato un allenatore del Persepolis, che è una delle due squadre principali iraniane, italiano, di cui ovviamente io non so il nome, non me lo ricordo, non so niente, o del Persepolis o della squadra avversaria, di cui di nuovo non mi ricordo il nome, ma comunque le persone mi fermavano in treno: ma sei italiana, ma non so adesso Mario Rossi, fantastico, ci ha salvato quella volta in cui nel 93 è successo, e io non sapevo cosa dirgli ovviamente, però amore a prima vista,
No, poi non cioè, siamo... conta che ho trovato un articolo proprio Iran scoppia la passione per gli allenatori italiani. Dopo Stramaccioni, assalto, adesso cerco Zenga forse. Sì. È così e quindi è molto più semplice che poi appunto anche storicamente, a parte il periodo diciamo dell'inizio del Novecento di Giolitti e di Mussolini, non siamo considerati un paese particolarmente aggressivo in politica estera, ogni tanto facciamo delle cavolate ma più trascinati dai nostri alleati che perché ci impuntiamo noi, e quindi rispetto a un giornalista inglese, un giornalista francese, un giornalista americano che ovviamente non ha nessuna colpa, certo. Però siamo visti quasi ovunque veramente con interesse quantomeno ringraziamo, e benevolenza, meno male. Ringraziamo chi ci sta ascoltando, credo che arriveranno un po' con un po' di latenza le domande, ma Simone, tra l'altro Simone Tribuzio è il nostro ospite di ci sta già sentendo, Silvia, Giovanni, Naomi e Marco sono collegati dalla diretta Facebook, poi ci sono altre piattaforme che non riesco con le mie sole due mani a controllare, che dire. Grazie mille, tu Cecilia, sei grazie. In partenza, sì. Stai per partire. Vado a Tunisi. Okay. Ci potremmo riaggiornare in futuro se quando volete. Bene, perfetto. Annodiamo il fazzoletto e conserviamo il contatto. Grazie mille Cecilia Sala per essere stata con noi. Adesso grazie concludiamo voi. Con l'ultima scelta sua musicale, un po' più diciamo classica. Ma neanche troppo, modo. Perché sono i Nuovi Strokes. Ai Nuovi Strokes. Che si allontanano moltissimo dagli Strokes. Bellissimo. È bello anche appunto mischiare, lo dico sempre, è una gran figata di questa trasmissione. Missione di questa radio, mischiare musica, mischiare temi, mischiare, ma questa è praticamente la tua, il tuo MP3, te lo porti appena sì, parti, sì. E quindi immaginatevi la Siria con questo sottofondo.